vedendo qui in sala anche parecchi giovani che forse non sanno esattamente chi era, cosa ha fatto Gesù Epulli, lo ricordo brevemente, una biografia flash. Come atleta ha vissuto i momenti di gloria dello sport italiano nell'atletica, nel nuoto e nel calcio. Pensate che nel 1927, ai campionati regionali di atletica leggera, disputò 14 delle 19 gare previste, vincendo 8 titoli individuali. L'anno successivo vinse anche il titolo italiano juniores nel pentathlon. Gesù Epulli giocò anche a calcio, pallone, segnò gol a grappoli, oggi sarebbe forse milionario, milioni di euro, nella Foggia, nella Fulgor Molfetta e nell'US Molfetta, era centravanti, come ricorda il generale Cola. Come dirigente invece ha vissuto il difficile periodo post-bellico con la faticosa rinascita dello sport italiano, delegato provinciale CONI, componente del Consiglio federale della FIGC, vicepresidente FIDAL, capo delegazione della squadra azzurra alle Olimpiadi di Roma nel 1960, presidente nazionale della FIDAL nel 61, nel 65 e nel 69, carica grazie alla quale presenziò alle Olimpiadi di Tokyo e di Città del Messico. Ma Gesù Epulli non finisce di stupire, è stato anche giornalista sportivo, direttore della rivista Atletica, scrittore e saggista. I suoi scritti e le sue ricerche sono oggi raccolti nell'archivio Epulli, dichiarato di interesse nazionale, ma custodito dalla Fondazione Fizzarò. Presidente Gola, torno alle parole iniziali. Non c'è futuro senza il ricordo del passato. Il risveglio della memoria è una delle pietre miliari di qualsiasi comunità sportiva. Cosa rappresenta Gesù Epulli?